Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di embolia polmonare e lo faremo insieme alla dottoressa Antonella Corapi, che è in collegamento con noi da Catanzaro. Questa è una puntata un po' particolare perché la dottoressa ci parla sì come medico dell'embolia polmonare, ma soprattutto ci parla come paziente, perché è una malattia che lei ha vissuto, che vive dal 2020 e tuttora sta vivendo e sta convivendo con le sequele che questa malattia si porta dietro, malattia difficile da diagnosticare e che purtroppo alcune volte porta alla morte del paziente, quindi è una puntata veramente importante. Buonasera dottoressa e grazie per essere qui. Buonasera a lei e ai telespettatori, grazie del gradito invito e lieta di essere qui. Siamo noi che ringraziamo lei, dottoressa, perché lei in questo caso si sta mettendo in gioco perché non solo parla da medico, ma parla anche da paziente, perché stiamo parlando di un'esperienza sua anche personale. Che cos'è, dottoressa, l'embolia polmonare? Esattamente così, parlo in questo caso sia da medico che ha ricoverato dei pazienti affetti da embolia polmonare, oltre che di averne fatto esperienza direttamente, di farla anche oggi. L'embolia polmonare è una patologia che rappresenta la terza causa di morte nei paesi occidentali, dopo le patologie cardiovascolari e ictali, quindi cerebrovascolari, e le neoplasie. Perché la terza causa di morte? Perché purtroppo la modalità di diagnosi e il modo in cui si presentano sono sfumate e frequentemente le forme più gravi si manifestano con un arresto cardiaco e respiratorio. Quindi questa è la mortalità che si verifica in questa patologia. In due forme, tra virgolette, un po' che ci danno un pochettino più di tempo, l'embolia polmonare viene correttamente diagnosticata in ospedale perché il paziente percepisce specifici sintomi come sono l'affanno, il cardiopalmo oppure il dolore toracico. E questo proprio che rende difficile la diagnosi perché può essere confusa con altri tipi di patologie. Non a caso l'embolia polmonare viene definita la grande stimolatrice, proprio per la particolarità dei sintomi non specifici ma comuni ad altre patologie e conseguentemente tendono ad avere una presentazione ad intermittenza, per cui la persona che ha questo affanno mica ce l'ha sempre tutti i giorni. Può andare e venire, e quindi quasi quasi il paziente dice: ah, lo fanno realmente oppure no? Questo diciamo, ne determina la difficoltà di diagnosi, ma anche la stessa percezione non certa della sintomatologia da parte del paziente. Quindi la grande simulatrice viene chiamata anche questa patologia. Quali sono le cause dell'embolia polmonare? Le cause dell'embolia polmonare possono essere diverse, variegate e non sempre note. Le forme più comuni di cause che possono portare all'embolia polmonare possono essere, ad esempio, dei traumi, specialmente agli arti inferiori, o ancora le patologie legate alla coagulazione, o ancora le patologie autoimmuni. È una storia di familiarità di emboli, di trombosi. Come si fa la diagnosi per questa patologia? Allora, la diagnosi della patologia viene effettuata innanzitutto ascoltando la persona, quindi i sintomi che abbiamo detto, come appunto l'affanno, il dolore alle gambe, oppure ad esempio nei pazienti affetti da tumore o che hanno di recente subito un intervento per neoplasia o sono un iperdiagnostico, possono presentare appunto anche un indole polmonare, una trombosi agli arti superiori o agli arti inferiori. E quindi ascoltare il paziente che presenta questo affanno, questo dolore agli arti, che si presenta gonfio, dolente, che alcune volte se localizzata alla gamba può portare la persona ad avere difficoltà nella deambulazione. Conseguentemente, se ci sono questi sintomi, è preferibile afferire in ospedale o quantomeno parlarne con il branco e uno specialista, in modo tale che possano fa essere fatti degli esami ematoclinici, il famoso D-dimero, e poi fare a carico degli arti superiori o degli arti inferiori che si presentano dolenti e tumefatti, un ecoporto vascolare e se presenta anche appunto l'affanno,
l'esame diagnostico per eccellenza dell'embolia polmonare e l'angiopatia polmonare. Ecco, dottoressa, prima di iniziare a parlare delle sequele che a tutt'oggi lei sta passando proprio a causa di questa malattia, parliamo prima delle cure. Come si cura l'embolia polmonare? Allora, la cura dipende molto dalla causa. È ovvio che se c'è una neoplasia occorre curare la neoplasia, no? Con tutti i protocolli del caso. Per quanto riguarda la terapia della trombosi dell'embolia polmonare, dipende molto ovviamente dalla causa scatenante. Se si tratta di cause scatenanti come le patologie autoimmuni, bisogna innanzitutto riconoscere e curare quello, e ovviamente nell'embolia polmonare occorre fare una terapia anticoagulante, che è diversa a seconda della patologia autoimmune che viene coinvolta. Se invece si tratta di traumi, accanto alla terapia anticoagulante bisogna curare il trauma, e così, qualora la causa scatenante sia una neoplasia, curare la neoplasia. Ovviamente la durata della terapia varia a seconda di quale sia la causa scatenante. In linea generale possiamo dire 3-6 mesi, però se vi sono delle condizioni croniche, ok, come ad esempio alcune forme autoimmuni, come la malattia di anticorpi antifosfolipidi, frequentemente la terapia anticoagulante va protratta per tutta la vita. Dottoressa, quali sono le sequele di questa malattia? Le sequele possono essere sia a carico dei polmoni, quindi la persona nelle forme gravi di embolia polmonare che è sopravvissuta alla morte può nel tempo sviluppare un'ipertensione polmonare cronica, che si può manifestare anche dopo anni dal primo evento di embolia polmonare, oppure il linfedema, sia a carico degli archi superiori, in particolar modo ricordiamo le persone affette da neoplasie o che hanno subito quello che è lo svuotamento ascellare, oppure le persone che hanno avuto una trombosi venosa, un linfedema a carico degli archi inferiori, per cui questo linfedema vede all'eco Doppler l'assenza del trombo, ma il tessuto muscolare e sottocutaneo è ricco di questo sistema linfatico che non è più funzionale. E siccome il nostro sistema linfatico è quello che fa da barriera alle infezioni, ecco che purtroppo queste persone frequentemente possono presentare delle infezioni, delle ulcere, come è capitato a me, come si può vedere dall'immagine, dei puntini rossi sulla cute che indicano la linfangite. Allora, che cosa fare? Quello che possiamo fare è appunto notare la presenza di queste lesioni, andare dal curante e iniziare a fare sia un trattamento eventualmente antinfiammatorio, antibiotico, perché se possiamo vedere l'altra foto, quelle delle dita, si possono creare dei veri e propri ascessi oppure delle ulcere, delle onicodistrofie, ossia delle alterazioni delle unghie, degli stravasi proprio di sangue, e quindi tutto è molto tumefatto come tessuto, e quindi fare terapia antibiotica, terapia anche dietetica, perché non bisogna aumentare di peso quando si ha l'infedema, quindi mangiare molta frutta e verdura, oppure a carico quando c'è un infedema degli archi superiori o degli archi inferiori è importante utilizzare dei tutori elastici per molte ore al giorno. Eccole qua, queste sono delle calze elastiche, come possiamo vedere, specifiche per fare una pressione dal basso verso l'alto. Queste possono essere indossate con delle belle scarpe anche, e poi tutto diventa fashion. E, naturalmente, oltre a questo, occorre anche una terapia manuale, con una fisioterapista, quindi con un metodo che viene definito Doppler, oppure possiamo vedere anche con una macchina che fa una depressoterapia dall'esterno con i gambali oppure con una fascia addominale. Questo sono io che mi sottopongo quotidianamente a questo tipo di terapia, perché appunto è una condizione cronica con la quale bisogna convivere, però si riesce a convivere.
Dottoressa, la ringrazio moltissimo per questo suo intervento qui a Eccellenze Italiane. Penso che la sua testimonianza darà grande coraggio e grande sostegno a tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento della stessa sua patologia. Grazie e a presto. Per l'opportunità donatami. Grazie ancora. Buona serata. A lei, dottoressa, e grazie a tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.